Siamo a Desenzano di Albino per una sagra particolare che riscuote sempre molto successo. Qui si possono assaggiare gli gnocchi ripieni della vostra trattoria. Che particolarità ha questa ricetta? Allora, gli gnocchi ripieni sono appunto un gnocco ripieno che è patate con farina e varie, ripiene di prosciutto cotto e formaggio condite al burro vessato. La particolarità è proprio riempire la patata del gnocco. È una ricetta che avete recuperato e che portate avanti da anni e che ogni anno appunto riscuote molto successo. Certo, è una ricetta che portiamo avanti da anni, non si può neanche dire creata, comunque faceva mia madre già questo tipo di gnocco e noi l'abbiamo portato avanti, l'abbiamo portato avanti sempre con la stessa ricetta, per cui possiamo dire che è diventata una ricetta del territorio. La nostra trattoria la fa appunto da 40 anni, è il nostro piatto forte, per chi non potesse venire a mangiarlo alla sagra che dura solo 4 giorni da giovedì a domenica, lo può mangiare durante tutto l'anno. Ecco, ricordiamo che però la sagra c'è fino a domenica, con che orari e dove siamo? Allora, siamo ad Albino, frazione Desenzano, giovedì appunto stasera dalle 6:30 si poteva cenare fino a 10-11, non ci sono problemi la sagra, venerdì uguale, sabato uguale e la domenica invece tutto il giorno, dalla mattina alle 11 in avanti fino alla sera. E domenica un evento anche un po' più goliardico, mi sembra di capire dalle locandine. Sì, domenica mattina facciamo questa Beer Runner, che è una corsa goliardica, appunto come dicevi, con bevuta di birra e un chilometro nel percorso del percorso vita qua della zona. E poi in chiusura, visto che i profumi qua sono tanti, non solo gnocchi, cosa si può venire a degustare? Sì, abbiamo cercato di tenere come sagra un po' di tipicità del territorio, i casoncelli naturalmente sempre fatti a mano, una pasta con un ragù di cervo. Nei secondi facciamo le polente proprio sul paiolo alla fiamma, accompagnate da cinghiale alla cacciatora, il baccalà in umido, i funghi e poi il tagliere di formaggi e il tagliere di salumi. Qualcosa alla griglia che non deve mancare, però solo tre cose: costata, costine e pollo. Basta. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Vi aspettiamo numerosi. Magari, grazie.